Buonasera a tutti amici del campionato universitario, io sono Riccardo Nenetto e stiamo per assistere al match di recupero fra AC Picchia e Pescara Manzia. Ai primi servono i 3 punti per la qualificazione, ma il Pescara Manzia, avendo a disposizione ancora 6 punti, può puntare oltre ai playoff, anche all'impresa della qualificazione diretta. Passiamo ora alle formazioni. AC Picchia con Angelinetta in porta, poi Calvani, Cutrera, Gagliani, Morpurgo, Pignataro, Ricci, Rizzitelli, Rocchi e Sanguinetti. Il Pescara Manzia risponde con Schlunke, Chiari, La Torre, Mercanti, Passeri, Sceata, Specchio e Seira. Si parte, pallone all'indietro per Pignataro, al limite dell'area, Pignataro prova a passare, Pignataro che passa, tiene il pallone, la conclusione, rete, errore di Schlunke e vantaggio ci picchia. Ripartenza per Scaramantia, passa di 4 contro 2, palla per Proietti, Angelinetta in corner, Gagliani, gran pallone per Morpurgo che la gira, palo di Morpurgo. Che cosa stava uscendo? Passeri. Col mancino deviazione! Rete! 1-1! Passeri! Morpurgo. Pallone buono per Rocchi! Palo! Alza la testa, Passeri. Salta Rocchi. Va a cambiare gioco per Mercanti. Va via! Mercanti! Fuori! E allora ripartenza adesso per Scaramanzia con Mercanti che allarga per Proietti sul fondo, fischia Russo, ecco la battuta di Passeri, Angelinetta la tiene lì, finisce qui il primo tempo 1-1, le reti di Pignataro per la Cipicchia e di Passeri per il Pescaramanzia. Secondo tempo che parte ora con il tiro di Gaglioni, 2-1. Gagliani si accentra, conclusione deviata, rete, ancora incertezza di Schlunke, 3-1, ancora Gagliani, doppietta. La Torre viene fermata molto bene, ripartenza a Cipicchia adesso, Gagliani a campo adesso con il numero 10. Gagliani si accentra, Gagliani, conclusione, non perdona, Gagliani, tripletta. La gioca per la Torre, Mercanti, poi la Torre, limite la Torre, viene fermato da Rizzitelli, Mercanti sul fondo. E ora la Cipicchia sta veramente giocando sul velluto. Gagliani, Schlunke in corner. Allarga sulla sinistra per Proietti, la Torre, Angelinetta è super, Angelinetta! Cross di Gagliani, Rizzitelli di testa, alto, ripartenza, Sanguinetti, la gioca per Cutrera, alta, la Torre prova a passare, perde il pallone la Torre, Sanguinetti allarga per Gagliani va a cercare l'inserimento di Rocchi, 5-1 e gara chiusa. Stesso palla adesso, Passeri perde il pallone, Cutrera contro Schlunke, Cutrera fuori, Passeri lancio lungo a cercare Proietti che non aggancia, non c'è più tempo, finisce qui, la Cipicchia vince anche questa ed è qualificata al trofeo degli Atenei.